Salve a tutti signori, eccoci qui con la recensione di un kit softbox che contiene due treppiedi e due luci e due lampadine da utilizzare nei nostri video. L'ho trovato ad 80 euro, però se ne trovano anche di simili a una decina di euro in meno e voglio mostrarvi quanto può essere realmente utile in video. Sulla parte superiore vicino alla testa abbiamo diverse manovelle. La prima in basso ci permette di regolare innanzitutto l'altezza e possiamo fissarla dove vogliamo. Quella sopra ci permette di angolare su e giù, è abbastanza pesante quindi bisognerà stringerla per bene, e ovviamente anche a destra e a sinistra. L'ultima serve per staccare letteralmente la testa, ma è un po' inutile visto che è utile solo attaccata al treppiede. Se scendiamo un po' troviamo un altro regolatore che ci permette di far raggiungere a questo softbox un'altezza veramente elevata, quindi utile anche per illuminare dall'alto. Più in basso ancora troviamo il nostro tasto on off, non sono dimmerabili le luci quindi non possiamo regolarne l'intensità. Alla base troviamo un treppiede regolabile in altezza, se lo teniamo largo sarà più stabile mentre se lo teniamo stretto sarà più alto e occuperà meno spazio, ma bisogna stare attenti perché potrebbe rovesciarsi l'intera luce. La parte principale è formata da questo velo che possiamo togliere comodamente con il velcro, veramente molto facile. Sotto di esso abbiamo quattro superfici riflettenti aiutate da una lampadina che consuma solo 125 watt per erogarne 625 di luce, quindi veramente ottimale. Le dimensioni della lampadina stessa sono pazzesche, è molto molto grande ma in compenso scalda molto molto poco anche dopo ore di utilizzo. Tra l'altro la luce è molto ben diffusa e mai troppo potente. Per dimostrarvelo ecco qui un test di accensione, tac, aspettiamo che la camera si calibri e come possiamo vedere, nonostante il puntino al centro che si nota solo dalla camera, la luce è ben sparsa su tutta la superficie. Qui abbiamo un esempio sul campo, la fotocamera adesso è illuminata da nessuna luce, accendiamo quella a destra e già vediamo che risulta un po' meglio illuminata, ma per illuminare benissimo dobbiamo accendere anche quella a sinistra e come vedete adesso l'illuminazione generale è quasi perfetta. Ve lo mostro da un'altra angolazione all'indietro, qui è quando è completamente illuminata e praticamente non c'è rumore, togliamo la prima luce e successivamente togliamo anche la seconda, come vedete torna il rumore video e non è più così definito. Vi ho detto tutto di questi due softbox. Punti negativi: non sono regolabili, quindi dovrete tenervi la luce che fanno, anche se è circa ottimale, e oltretutto sono molto ingombranti, quindi se non avete lo spazio ve le sconsiglio ampiamente, perché come vedete sono enormi, soprattutto sulla parte superiore, e la parte inferiore ha bisogno di una bella apertura. Per questo video io vi lascio e ci vediamo alla prossima!